Buonasera a tutti dalla TG regionale per sordi. Sono riprese stamani con le prime luci del giorno le ricerche ad ampio raggio della nonna e del suo nipotino di 5 mesi, dispersi da lunedì sera dopo essere stati trascinati via dall'onda di piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina nel Pisano. Anche nel corso della notte, piccole squadre di terra con l'ausilio di torce hanno perlustrato il territorio, ma da stamani si è riattivato il dispositivo con oltre un centinaio di uomini tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile che opera con l'aiuto di elicotteri, droni e unità cinofile. Nonna e nipote erano in vacanza con il resto della famiglia, sono di origine tedesca, composta dai genitori del bambino e dal marito della donna dispersa. Le condizioni meteo sono migliorate nettamente, però sul terreno resta la devastazione causata dal nubifragio di lunedì con oltre un metro di fango e detriti che invade strade e campi della zona. La Regione Toscana chieda subito lo stato di calamità naturale per le province di Livorno e Pisa, dove in 24 ore sono caduti oltre 200 mm di pioggia che hanno causato l'esondazione di canali e fossi, allagando case, strade e terreni agricoli. L'acqua scesa in brevissimo tempo ha mandato in tilt il sistema del reticolo idrico minore, provocandone il collasso. Lo chiedono la deputata Chiara Tenerini, segretario provinciale di Forza Italia a Livorno, e il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. Incidente sul lavoro a Ca' Raffaello nel comune di Badia Tedalda in provincia di Arezzo, al confine con la Romagna, dove un 56enne è rimasto schiacciato da un escavatore che stava guidando dopo aver perso il controllo del mezzo. L'infortunio si è verificato nel grande cantiere del nuovo metanodotto in corso di realizzazione ai confini tra le province di Arezzo e Rimini. L'uomo è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un 48enne morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di oggi sulla Firenze-Pisa-Livorno a Lavoria, quasi al confine con la provincia di Livorno in direzione mare. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico per permettere la rimozione dei veicoli e le operazioni di soccorso. Un'auto con a bordo il 48enne, volontario della Croce Rossa e residente nel Pisano, avrebbe accostato sul lato della carreggiata per motivi ancora da accertarsi, quando è stato travolto da un camion che sopraggiungeva nella stessa direzione. L'automobilista travolto è morto praticamente sul colpo. Durante un controllo ha tentato di liberarsi dalla droga che aveva addosso, lanciandola dentro l'auto della polizia. È accaduto ieri sera, poco prima delle 23, a Firenze, nella zona di Rifredi, esattamente in via Caccini. A lanciare la droga un 24enne di origine marocchina che poi è stato denunciato. Durante lo stesso controllo gli agenti hanno denunciato per resistenza a un 19enne di origine algerina perché avrebbe aggredito con una stampella un poliziotto.
La polizia stava effettuando un servizio di pattuglia quando ha notato il 24enne che stava accovacciato dietro ad un muretto. Circa 100 esemplari di gamberi della Louisiana vivi, che sembravano appartenere alla specie esotica pericolosa e altamente invasiva Procambarus clarki, sono stati rinvenuti nascosti nelle celle frigorifero di un ristorante gestito da cittadini cinesi a Prato durante i controlli effettuati dagli ispettori pesca della Guardia Costiera di Livorno e dei funzionari del Dipartimento della Prevenzione Unità Sicurezza Alimentare della ASL. I risultati degli esami, poi eseguiti su alcuni campioni inviati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, hanno confermato che la specie erano proprio quella pericolosa, i cosiddetti gamberi della Louisiana, conosciuti anche come gamberi killer, per la sua capacità di colonizzare ogni tipo di ambiente acquatico. Durante l'ispezione, inoltre, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, sporcizia e scarsa manutenzione degli ambienti, ma anche delle attrezzature. Quindi l'autorità sanitaria ha disposto la chiusura del ristorante. È morto a 88 anni Piero Angelini, che fu esponente della DC Lucchese, deputato per 3 legislature e sottosegretario all'ambiente in 2 governi successivi. A darne notizia al comune di Lucca, che attraverso il sindaco Mario Pardini ha espresso cordoglio per la scomparsa di uno dei protagonisti della politica lucchese per oltre 50 anni. Angelini, che fu anche consigliere comunale, non ha mai abbandonato, questo scrive il sindaco, la profonda passione per il dibattito e per l'amministrazione della cosa pubblica. Si svolgerà sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo anche la terza edizione del Next Generation Fest. L'evento dedicato alla generazione Z, finanziato dal Ministero per lo Sport e i Giovani, organizzato da Regione Toscana e Giovani Sì, in programma il 12 ottobre al Teatro del Maggio Musicale a Firenze. L'autorevole riconoscimento è giunto nei giorni scorsi per la manifestazione che celebra quest'anno il 35esimo anniversario dalla caduta del muro di Berlino. Le iscrizioni sono ancora aperte, ricordiamo che sono gratuite e continua intanto ad allungarsi la lista degli ospiti che hanno aderito, tutti senza alcuna forma di compenso. E ora veniamo alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Nuvoloso con ampie schiarite nella seconda parte della giornata, possibili locali e brevi piogge. I venti sono moderati meridionali con temporanei rinforzo di scirocco lungo la costa. I mari sono mossi, molto mossi al largo. E infine le temperature massime in sensibile aumento con punte anche fino a 27 gradi. È tutto per questa sera, grazie per averci seguiti, arrivederci.